prossima volta che vedrete, perché la diretta delle 12 giustamente sarà quella della messa in onda. Allora ci siamo ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io ho fatto le corse, però ci siamo qui con voi e come promesso naturalmente. E ciao a Canimero, ciao a tutti, sono le 19.03, Federica ciao cara, ma bellissima più o meno. Oggi così, nel senso che non si ha tanto tempo, si vede dal trucco, dalla cura delle cose. Entità, prima del drink dal mio rossetto che ho un ospite importante, quindi devo anche curare la mia parte, il mio aspetto femminile, perché lui ama la donna in generale, nel senso che è un esteta vero e non so, sì, vabbè, adesso rosso jungle, adesso per questo, dato che l'entità sapeva che avrei dovuto, anzi chi incontrerò, cioè mi ha dato il rossetto quello da prima serata, ragazzi, ha ragione l'entità, solo che io non sono pronta per questo, perché per me lui è prima di tutto un amico. Allora vediamo questo, ve l'ho anticipato oggi, adesso vado subito immediatamente a chiamarlo e speriamo che ci sia, nel senso che non abbia impegni anche lui, perché anzi ringrazio soprattutto le persone che sono con me, gli amici che sono con me in questa parte finale, quella del rientro al lavoro, perché comunque voglio dire hanno quasi tutti abbandonato le dirette. Ci siamo, allora vediamo se Vittorio si chiama di nome e inviamo subito la richiesta. Ciao Rosaria, ciao, ho visto Federica, Mariella Brusci, Nicola Matani, ciao a tutti quanti. Allora si chiama Vittorio di nome, certo io potevo anche presentarmi un po' meglio, non mi sono mica guardata allo specchio, mi sto guardando adesso, e beh, con lui sì, devo dire, una persona... Non mi ti bloccar, Vittorio Sgarbi, vediamo se c'è. Allora Vittorio, se non c'è, io non lo vedo. Ullala, ullala. Monica, mandiamo un messaggino a Vittorio Sgarbi. Anche perché io non lo vedo, però probabilmente c'è, come è successo altre volte. Altrimenti preparati Lorenzo Sandano, che andiamo a fare una bella introduzione al cocktail e salutiamo i nostri amici. Certo, sarebbe bello mantenere il cocktail, almeno il cocktail, soltanto che ragazzi, come faccio io, mantengo, magari ci proviamo, dai. Ah ok, eccoti, tra 5 minuti arriva. Perfetto, tra 5 minuti arriva Vittorio e allora noi in 5 minuti che facciamo? Andiamo un po' a fare due chiacchiere. Intanto vado da... Sì, grazie Monica, l'ho detto, vado da Sandano prima e poi vi saluto. Guardate che meraviglia che siete. Domani vi ricordo la diretta invece, la diretta sarà appunto da casa mia e non vedo l'ora perché mamma al ristorante su e quindi non è il suo, naturalmente è il ristorante degli amici. Ui, volano le piume qua e di conseguenza la salutiamo, vediamo come sono disposti i tavoli, vediamo un po' di cose. Allora Lorenzo Sandano, attenzione, Lorenzo Sandano, allora eccolo qua, inviato anche a te. E oggi ero in studio, Lori. Ero in studio Super Elisa e Fredetto Tacchi. Super Elisa va con le ballerine e scarpe da ginnastica. Non, purtroppo lo so che non sono proprio molto accattivanti, però però sono fatta così, io il tacco poche volte, se non in occasioni stra speciali, perché lo odio, sono più maschio che femmina e di conseguenza è così.
Allora, non c'è neanche Lorenzo. Molto bene. Siamo noi e intanto io saluto tutti quelli che sono attivi adesso in questo momento, che ci stanno guardando. Parliamo un po' con voi, va? Allora, Federica, sei bellissima. Che bello lo studio. Bello, vero Fede? Oh già, e poi ancora, vabbè, lo studio, vabbè, lo conoscete, lo studio della prova del cuoco, è molto, molto, molto bello. Allora, ma soprattutto la cosa bella è stata quella appunto di rientrare, cioè, quella è stata la grande, immensa emozione. Allora, ragazzi, ci siamo, riproviamo con Lorenzo, dai. Lorenzo... il nostro Daddy Drink, no, devo dire che anche lui è stato veramente molto carino, perché Francesco Cozzolino, ciao, grazie, state inviando la partecipazione a Lorenzo, andiamola, va, Sandano con noi, per noi, viva!